strutture sportive. Presentato in occasione della conferenza stampa che si è svolta sabato 28 febbraio presso l'aula consiliare di Palazzo di Città Ginosa, il progetto Ginosa Cardioprotetta, volto a dotare la città di defibrillatori. Piccoli apparecchi semplici da usare che consentono, attraverso scosse elettriche, di riattivare il cuore e di salvare in extremis dalla morte cardiaca improvvisa. L'iniziativa, che vede Ginosa tra le poche città della provincia ad aver compiuto la scelta di costituire sul territorio una rete di cardioprotezione, è realizzata in collaborazione con l'associazione Salvamento Academy. Tra i punti individuati sul territorio, in primis scuole e centri sportivi. Su Ginosa il defibrillatore è già presente presso lo stadio comunale Miani, il palazzo dello sport e la scuola Deledda. Nei prossimi giorni ne sarà dotato anche l'istituto Calò. La marina di Ginosa è già disponibile presso il campo di calcio A8 e nei prossimi giorni sarà consegnato anche all'istituto comprensivo Raffaele Leone. Ne erano già dotati i presidi ASL di Ginosa e Marina di Ginosa. Previsto nei prossimi giorni l'avvio di corsi di formazioni inerenti al corretto utilizzo del dispositivo. Tra i presenti alla conferenza il dottor Vito Monti con la volontaria di Salvamento Academy Valentina Sassi, il delegato allo sport Piero Lanera, l'assessore alla pubblica istruzione Marilisa Mongelli ed il sindaco di Ginosa Vito De Palma. Siamo una delle poche città della provincia di Taranto, della regione Puglia, che ha fatto questa scelta di creare questo sistema di cardioprotezione su Ginosa, su Marina di Ginosa, partendo intanto dalle strutture sportive e strutture scolastiche e ovviamente affiancando alle strutture sanitarie già esistenti su Marina di Ginosa e su Ginosa, e sul quale vogliamo anche potenziare il numero delle presenze. Ginosa cardioprotetta vuol significare anche una presenza diffusa sul territorio di questi sistemi di cardioprotezione che devono essere utilizzati, intanto devono essere utilizzati come, diciamo, con le capacità per poterlo fare. Questa cosa non è una cosa estremamente difficile, ma è una cosa che va fatta attraverso una preparazione. Noi su questo intendiamo anche proporre dei corsi sul territorio in maniera tale che oltre agli addetti questi sistemi possano essere utilizzati anche dal cittadino semplice che non è addetto a quella struttura sportiva o quella struttura scolastica, però io penso che oggi abbiamo segnato un punto di partenza sul quale tutti, associazioni sportive, scuola, il comune e le strutture sanitarie possono implementare questo numero di postazioni per creare ancora di più una diffusione più capillare sul territorio che ci consente di avere maggiore sicurezza. Ovviamente